Sapete, una volta ho sentito una citazione di Vincent van Gogh che mi ha particolarmente colpito. Ha detto di aver dedicato la sua vita alla sua arte ed è impazzito nel farlo. Quando mi sono seduto a rifletterci, ho capito che mi rifletteva molto. Ho dedicato ogni istante della mia vita al mio mestiere ed ho continuato a farlo e nel farlo ho perso la testa. La società normale, le persone che si svegliano alle 9 e staccano da lavoro alle 5 del pomeriggio potrebbero guardarmi e dirmi che hanno perso la testa, ma io l'ho quasi ritrovata. Il mio nome è Conor McGregor. Sono un combattente MMA professionista. Il mio sogno è di essere campione del mondo di pesi leggeri nella UFC. Avere più soldi di quelli che possa usare. Garantire una bellissima vita ai miei figli, ai miei nipoti e a tutti nella mia famiglia, a tutti quelli cresciuti con me. Questo è il mio sogno. Il mio sogno è di essere il numero uno. La maggior parte dei ragazzi inizia le arti marziali come modo per difendersi. Io ho iniziato con il calcio. Lì erano i miei sogni. Volevo diventare un giocatore di calcio. Ero bravo a giocare a calcio come nelle arti marziali. Erano due mondi separati. Poi ho cominciato a uscire dalla mia casa, a trovare guai, e ho cominciato a pensare: adesso devo trovare anche un modo per difendermi. Non qualcosa per picchiare la gente, solo per fargli dire che sono una persona da lasciare stare. All'inizio era solo questo. Adesso ne sono ossessionato. Al tempo lavoravo come idraulico. E ad un certo punto ho lasciato questo lavoro. Quanto era brutto fare l'idraulico? Sì, orrendo. Era un periodo orribile. Poi ho lasciato e mi sono fermato. Non riuscivo ad alzarmi dal letto, dubitavo. Hanno provato a farmi alzare dal letto. Litigavamo e ci divertivamo. Non parlavo spesso con mio padre, ma ogni volta che lo facevo era per litigare. Perché sei arrivato a quel punto con quell'uomo? Non facevo assolutamente nulla, pensava che fossi inutile, che fossi uno spreco. Me l'ha detto tante volte. Il vero stress, le vere lotte, vengono dai mutui. Sono le lotte per la casa. Tante persone vengono cacciate di casa ogni giorno. Questo è qualcosa con cui sono cresciuto. Questa cosa provocava molto stress nella mia famiglia. Quindi voglio restituire quello che mi è stato dato. I miei genitori sono ancora giovani. Adesso stanno bene. Si possono riposare. Questa è una cosa che ho sempre sognato, che ho visualizzato. Come ci si sentisse a poter dare alle persone che ti hanno dato. Ho sempre sognato di alzarmi un giorno e poter dire di avercela fatta. Ho sempre visualizzato le cose buone. Ho sempre visualizzato la vittoria, il successo, l'abbondanza. Ho visualizzato tutto questo e ora sta accadendo. Se hai una buona immagine nella tua testa riguardo qualcosa, allora accadrà, ne sono convinto. È destinata ad accadere e nulla potrà fermarla. E questo è quello che succede. Combatto contro me stesso e sconfiggo me stesso. Se combatti contro te stesso, non c'è un rivale. È te contro te. Combatto contro me stesso. Non ho un rivale. La vita è così. È te contro te. Se combatti contro qualcuno, potresti diventare più bravo. Ma se combatti contro te stesso, migliori sempre. Non ho restrizioni. Non ho limiti. Non c'è nessuno che mi dice cosa fare o cosa non fare, che mi dice di fermarmi qui o lì o che mi impedisca di essere al massimo. Sono libero. È il mio momento adesso. Ed è un'esperienza bellissima. È come un'esperienza extracorporea e la sensazione è fantastica. Ne diventi dipendente. E tutto ciò che vuoi fare è tornare lì a rivivere questa sensazione di nuovo. Io credo che tutti gli esseri umani siano uguali. E se siamo ossessionati con qualcosa ed inseguiamo veramente la nostra passione con tutto ciò che abbiamo senza interessarci d'altro, con il giusto tempo avrai il successo desiderato. Questa è la filosofia che io seguo, che il mio allenatore segue. E vedere LeBron James, che è una mega star, che anche lui crede in questa filosofia, mi è di ispirazione. Stiamo pensando in un modo corretto, perché questo è duro lavoro. Questa è un'ossessione e nulla può battere il duro lavoro. Se stai facendo qualcosa in cui non hai interesse, se non è la tua passione, tu dovresti seguire le tue vere passioni. Non sto facendo questo per questo. Non sto facendo questo come una sorta di interpretazione per dare emozioni a qualcuno che vuole ricevere emozioni da me per una foto. Non lo faccio per questo.
Non riesco a farlo per questo, ma capisco che è una spada a doppio taglio e devi farlo anche per questo. Io lo faccio per la competizione, per mettere il piede in quell'ottagono e sentire quella libertà. Questo è il motivo per cui dico che non mi sento sotto pressione lì. No, per niente. Mi sento libero quando sono lì. Tu sembri essere l'ultima persona che darebbe una scusa per giustificare una sconfitta. No, non c'è una scusa. Sono stato battuto in passato. Ho perso lotte di MMA, ho perso a box, ho perso tante volte in palestra, perdo un sacco di volte. Ogni vero praticante di arti marziali sa che per avere successo deve perdere moltissime volte. Devi perdere molte volte, è quello che è. Tutti noi abbiamo le stesse emozioni. Abbiamo tutti vinto, abbiamo tutti perso. È uno sport, è quello che è. Devi superarlo. Devi provare ad imparare qualcosa da questo. Il giorno che smetterai di imparare sarà il giorno in cui inizierai a perdere. Io imparerò sempre, senza guardare al risultato. Vinto o perso, ne trarrò sempre qualcosa. Sapete come dicono le persone? Impari di più dai tuoi errori. È vero, impari molto dalle sconfitte, ma allo stesso modo impari dalle persone. Mettiamo che sconfiggi qualcuno. Allora le persone ti diranno: l'hai sconfitto, sei un vincitore adesso. E se ti fai convincere e togli il piede dal pedale e smetti di imparare perché adesso sei un vincitore, ti fermerai. E questo rovina un sacco di gente, specialmente in questo sport e nella UFC, dove ci sono tutti i media a guardarti e molte persone che vogliono foto e altre cazzate. Questo può portarti fuori strada, può farti sentire più grande di quello che sei. Io ho visto molte persone che sono in questa azienda fin dal primo giorno. Le loro performance sono rimaste sempre le stesse, sono stagnanti. Dopo peggiorano anche. Arrivano fuori forma per le lotte, a malapena guardano il peso, fiacchi. Questo non sarò io. Io sono pronto, sono sempre in forma. Nessuno mi troverà mai fuori forma. Vittoria o sconfitta, sarò sempre pronto ad andare, senza ego. Non puoi avere ego in questo sport. Abbiamo tutti vinto e abbiamo tutti perso, è quello che è. Continuate a fare il vostro e a lavorare duro. Sono un cazzo di spavaldo, ma se vieni da me e mi batti, accetto la sconfitta e ti dico che ti batterò la prossima volta. Ogni essere umano, tutti qui, ad un certo punto sperimentiamo la sconfitta. Abbiamo tutti perso qualcosa. Tutti sappiamo come ci si sente a perdere perché abbiamo perso tutti in qualche punto nella nostra vita. Non bisogna arrendersi. Tutti mollano, tutti vogliono le cose gratuitamente. Devi metterti in gioco, devi avere la grinta, devi soffrire e devi guadagnartelo. Se te lo meriti, prenditelo. Non ti lamentare, non piangere. Inizia a lavorare, cazzo, e prenditelo.